Tutto pronto per la terza corsa. Autostart che si mette in movimento, sono cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio, ritirato Brioban, quindi 7 al via, 1 Belvolo, 2 Bondo Jet, 3 Bluegrass S, 4 Big Band dei Greppi, 5 Bonita Call, seconda linea, 7 Banca Italia Sun, 8 Bella di Notte GV. Favori per Bluegrass S in chiusura. Belvolo e Big Band dei Greppi le alternative principali. Macchina intanto che comincia ad accelerare. Partenza veloce Bluegrass S che conquista il comando nei confronti di Big Band dei Greppi che cerca di accodarsi in seconda posizione, lo fa prima dell'ingresso in curva precedendo Bondo Jet che rimane numero 1 Belvolo squalificato. Belvolo 15-8 per i 200 iniziali con Bluegrass S in vantaggio. La seconda posizione per Big Band dei Greppi davanti a Bondo Jet, mentre all'esterno c'è Bonita Call che progredisce gradualmente lungo la corda in quarta posizione. Va Bella di Notte GV 400 in 32,5 con leader Bluegrass S nei confronti di Bonita Call all'esterno. Lungo la corda c'è Big Band dei Greppi, seconda pariglia per Bondo Jet che è uscito in schiena Bonita Call, 600 di tutto comodo in 49,2 da 1,22 per i 600 iniziali. Cavalli davanti alle tribune, sempre condotti da Bluegrass S che ha in schiena Big Band dei Greppi, all'esterno agisce Bonita Call con in schiena Bondo Jet, mentre lungo la corda più indietro c'è Bella di Notte GV. Tanto 1-5-1 il passaggio agli 800 con 15-9 di frazione, ancora non ha accelerato Bluegrass S che arriva al chilometro in 1-20-9, un 15-8 ancora di tutto comodo, lo tentativo ora di Bonita Call di rimanere comunque a contatto della battistrada, un parziale in 15. 400 scarsi alla conclusione, ora Bluegrass S in accelerazione, lungo la corda Bluegrass, lungo la corda Big Band dei Greppi, mentre Bondo Jet avanza in terza ruota, completamento della piegata, ingresso in dirittura d'arrivo, ultimi 150 metri di gara con Bluegrass S che ora allunga con decisione, si allontana sempre più e viene a vincere da lontano. La lotta per il secondo posto vede emergere sul palo ancora il numero 4 Big Band dei Greppi, mentre Bondo Jet si getta di galoppo forse dopo il palo, ma va rivisto l'arrivo. 30 secco a chiudere intanto, 1:18,3 per Bluegrass AS, Filippo Monti in sediolo. Il training di Lorenzo Baldi, la quota di 2:76 in chiusura di gioco. Filippo Monti dunque è a segno con un tranquillo percorso di testa. Andiamo a vedere ora per il secondo posto. Big Band dei Greppi sicuramente secondo, ma bisogna vedere Bondo Jet se ha sbagliato primo dopo il palo. Vediamo il secondo posto di Big Band dei Greppi, mentre Bondo Jet potrebbe aver sbagliato anche in prossimità del palo, naturalmente. Aspettiamo il giudizio della giuria.